Bene, buonasera a tutti. Iniziamo con l'appello, quindi do la parola al Vice Segretario per l'appello. Bini Enrico. Presente. Ferrari Emanuele. Presente. Severi Paolo Giorgio. Presente. Borghi Chiara. Sono. Rivi Nicola. Presente. Boni Carlo. Presente. Manfredi Lucia. Presente. Valentini Daniele. Presente. Spadaccini Erika. Martinelli Claudia, presente. Sadiki Abdelgani, presente. Fiori Sabrina, presente. Davoli Alessandro Raniero Angelo, presente. Pigoni Paolo, presente. Caselli Giorgio, presente. Maioli Luca, presente. Vassallo Nadia, presente. Scrutatori Caselli, Vassallo e Rivi. Prima di iniziare con le comunicazioni del Sindaco, chiedevo se, come avevo chiesto alla riunione di Capigruppo, se siete d'accordo di invertire l'ordine del giorno per poter fare le interpellanze con più calma, quindi anticipiamo i punti, a parte la comunicazione, e quindi se siete d'accordo procediamo così. Sì, okay, sì, grazie. Abbiamo già detto che... Ma volevo un appunto, qualcuno mancava, per cui volevo sapere quello, così ci permette di sviluppare meglio le interpellanze e le mozioni. Comunicazioni del Sindaco. Io intanto buonasera a tutti, buonasera al Capitano dei Carabinieri, a Marco Natale, a Negri e a Walter e alla sua famiglia, perché sono molto contento di questa serata, anche emozionato, e ringrazio anche il Consiglio Comunale perché appena abbiamo fatto questa proposta tutti hanno accettato con piacere, quindi sono maggiormente contento, perché comunque merita tutta questa cosa che stiamo facendo, Walter lo merita. Le comunicazioni del Sindaco, consegna della targa all'appuntato scelto qualifica speciale Walter Deiana, già in servizio presso il nucleo operativo radiomobile della Compagnia Carabinieri Castelnuovo dei Monti. E quindi noi volevamo, proprio per ringraziarti di quello, mi hanno ricordato che l'emozione mi fa questi scherzi, visto che dal 4 di luglio sei andato in pensione, ci possiamo andare del tu, perché l'amicizia che ci ha legato in questi anni di lavoro lo merita e ti ringrazio. Quindi noi volevamo ringraziarti per quello che hai fatto, per quello che hai rappresentato per la nostra comunità e per la disponibilità che hai sempre dato alla nostra comunità. Mi ricordo le tante sere che ci siamo visti assieme anche a Giorgio, assieme a Marco, assieme agli altri della caserma, a vigilare su quello che era la sicurezza del paese, a vigilare su quello che era il futuro anche dei giovani, perché ci stavamo occupando, perché devo ringraziare il capitano, perché la compagnia di Castelnuovo Monti si è sempre messa in una posizione di aiuto, di sostegno e di condivisione anche con i ragazzi, cioè mai repressivo, cioè repressivo quando è il momento, ma soprattutto c'è un aspetto diverso che apprezzo molto dell'atteggiamento che la compagnia dei Carabinieri Castelnuovo Monti adotta per la nostra comunità e per tutta l'Unione Montana. Quindi ci sembrava giusto riconoscerti appunto tutti questi anni che abbiamo passato assieme e che passeremo assieme, perché comunque in ruoli diversi, ma fra un anno anch'io sarò in un ruolo diverso, quindi ognuno, però spero che questa amicizia, questo rapporto che è iniziato sul lavoro possa continuare, perché lo meriti, perché sei una persona per me speciale. Quindi io ti consegneremmo, come funziona, lo facciamo venire qua, lo leggo prima? Sì, ok. L'amministrazione comunale rivolge uno speciale ringraziamento all'appuntato scelto, qualifica speciale, Walter Deiana, già in servizio presso il nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Castelnuovo Monti, per l'impegno profuso in tutti gli anni di servizio verso la nostra comunità, che si è sempre arricchita nel corso del tempo, attraverso la capacità di cogliere e vivere in modo autentico le relazioni tra i singoli cittadini e le istituzioni, nel massimo rispetto e nella pratica quotidiana dei valori della nostra Costituzione Repubblicana. Quindi per questo noi ti conferiamo, do anche la parola poi ai capigruppo se vogliono esprimere, o ai consiglieri, perché ognuno di voi può esprimere un pensiero, volevamo poi consegnarti questa targa, che non è nulla, ma è solo un riconoscimento che riteniamo che possa farti ricordare del Comune di Castelnuovo Monti, dell'amministrazione comunale, quello che potete venire. Sì,
Sì, è lo stesso, siamo tutti vice sindaci, sindaci, amministratori, però... Sì, sì, sì. Io? Certo, certo, certo. Ne volevo fare una anch'io. Ah, ecco. La maglia, se non vi spiace, dopo la maglia. Grazie, scusate. Ti do il microfono. Sarò brevissimo. È una grandissima emozione essere qui con tutti voi e quindi vi devo ringraziare proprio tutti perché per me siete delle persone speciali. È una cosa inaspettata perché non me lo sarei mai immaginato di ricevere per me un premio, un qualcosa che proprio mi dà orgoglio. Pensare al famoso 1991 quando facevo servizio a Modena, mi hanno trasferito a Castelnuovo dei Monti, era l'agosto del 1991. È stato amore a prima vista? Sì, devo dire amore a prima vista perché un paese così... Poi ho conosciuto mia moglie, che è stato un qualcosa di... A maggior ragione, quindi. Spero di aver lasciato un bel ricordo e io sono sempre a disposizione per la comunità di Castelnuovo dei Monti. Per cui grazie, grazie, grazie di cuore. Grazie. Poi la scarpa la... fare una foto col capitano. Sì. Potrei fare una foto col capitano. Sì. Anche con la mia famiglia, posso? Assolutamente. Sì, eh. Vi rubo il sindaco con me. Sì. Sì, allora faccio prima. Ma che sei meno elegante. Sì, esatto. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Due secondi poi vi liberiamo perché se giustamente qualcuno del Consiglio vuole aggiungere... Grazie. Grazie. Siamo noi che ringraziamo te, quindi non so se qualcuno chiede la parola ve la do. Nadia Vassallo. Sì, volevo... Conosco Walter da 20 anni... E ritrovarti qui stasera per me è davvero un motivo di gioia e ti ho sempre considerato una persona veramente fuori dalle righe e mi fa molto piacere rivederti con tutta la tua famiglia ed essere qua tra le persone che ti hanno dato questo conferimento. Grazie Walter. Caselli. Sì, io sono d'accordo con quello che ha detto anche la Nadia, ma io penso che dovremmo applaudire non solo lui, ma tutta l'arma per quello che fanno. Grazie, alzatevi e applaudite. Sì, non è facile, però è vero, è così. Noi abbiamo avuto un rapporto in questi anni, in questi 9 anni, perché io sono 9 anni che sono qua, è un rapporto anche con i comandanti che hanno, prima del capitano, ha avuto sempre un rapporto di collaborazione molto stretta, l'ho già detto anche prima, ma non è normale, è insolito, perché almeno gli altri miei colleghi sindaci della provincia me lo riconoscono e dicono che siamo fortunati, perché non sempre si riescono a mettere in campo dei rapporti del genere. Noi siamo fortunati, continuiamo ad esserlo, e grazie ancora. Quindi se non c'è nessun altro, noi... Ah.
magari prima della fine dell'estate faremo un festeggiamento all'aperto fuori, dove possiamo anche fare un brindisi assieme, perché con i ciclisti c'è tanta roba, per cui grazie ancora. Vi abbiamo rubato un po' di tempo, ma per noi era necessario, siamo contenti, grazie ancora. Grazie. O poi chi vuole star qua può star qua, ma è meglio che andate a mangiare. Grazie. Ciao, ciao. Bene, procediamo allora coi punti del punto 10. No, approvazione dei verbali, facciamo sì. Approvazione dei verbali seduta precedente, quindi se ci sono osservazioni, richieste, metto in approvazione dei verbali, chi è d'accordo? Unanimità, ok, grazie. Punto 10.